Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi siamo di nuovo su MotoGP 24 per continuare la nostra carriera pilota con la Honda. Nello scorso episodio abbiamo svolto i test a Jerez della Frontera, dove siamo riusciti a ottenere qualche miglioramento e abbiamo scelto la moto specifica A. Nell'episodio ancora precedente però abbiamo fatto il weekend vero e proprio di Jerez, dove abbiamo ottenuto una sesta piazza nella gara lunga e una nona posizione nella sprint, che ci hanno proiettato in seconda posizione in classifica generale a meno 19 dal numero 1, che è Pecco Bagnaia e che è attualmente il pilota rivale nel Turning Point. Turning Point che ci impone di arrivargli davanti in classifica entro il Gran Premio di Catalunya incluso, quindi dovremmo cominciare il Mugello davanti a Pecco Bagnaia. Sarà molto difficile, ma noi ovviamente ci proveremo. Nelle prove libere di Le Mans ci siamo classificati subito settimi, quindi queste sono ovviamente le FP1, ma devo dire che ho utilizzato subito le gomme soft perché sapevo benissimo che le prequalifiche sarebbero state bagnate. Nonostante la pioggia ci siamo classificati settimi anche nelle prequalifiche, quindi nonostante il distacco di più o meno un secondo dalla vetta con Pecco, che però ha fatto veramente un altro sport, siamo riusciti a portarci a casa la Q2 diretta, quindi male che vada partiremo dodicesimi. E alla fine della fiera partiremo in decima posizione, giusto una posizione dietro Pecco, però c'è da dire che abbiamo fatto fatica perché ci siamo presi un secondo e sei da Martin. Quando le qualifiche si sono rivelate essere poi asciutte, non siamo riusciti a replicare le prestazioni magari delle prequalifiche dove il bagnato ci ha un pochino aiutato e siamo semplicemente riusciti ad arrivare davanti a Binder e Quartararo, che per qualche motivo sono andati ancora peggio di noi, ma non siamo stati tanto veloci. Però Pecco è esattamente davanti a noi. Le altre Honda sono 15esima con Espargaró, 17esima con Marini e 20esima con Nakagami, quindi noi siamo di nuovo la miglior Honda. La sprint race sarà nuvolosa, ma la gara lunga sarà sul bagnato, quindi ci sarà un pochino da soffrire, ma dobbiamo cercare di ottenere un buon risultato e di guadagnare punti su Pecco, perché vincere questo Turning Point sarebbe veramente importante. Non mi perdo ulteriori chiacchiere, l'unica cosa però che ho da dirvi prima di andare nella sprint è invitarvi a iscrivervi al canale ragazzi, perché non vi costa niente e mi date una grandissima mano, è un supporto veramente grande, quindi mi raccomando ragazzuoli, iscrivetevi al canale per supportarmi, perché appunto non vi costa niente. Detto questo, ci vediamo nella sprint. Eccoci pronti in griglia di partenza, ovviamente doppia soft, meno benzina rispetto al serbatoio pieno. Saranno 4 giri duri, ma 4 giri dove dobbiamo cercare di ottenere il miglior risultato possibile. Ed eccoci in griglia di partenza, dobbiamo cercare di ottenere un buon risultato. Sarà tosta, ma ci proveremo. Prima dentro, gas a martello e ragazzi, andiamo, parte adesso il Gran Premio Sprint di Francia. Subito un mezzo contatto con Marc Marquez, cerchiamo di prenderci l'interno. Sappiamo già che ci sarà un disastro clamoroso, infatti Augusto Fernandez inchioda davanti a noi. Ci fondiamo qua avanti, un avvertimento, qua ci scappa sicuro. Ehi, attenzione, ho visto un pochino di contatti, non so bene cosa sia successo, ma siamo davanti. Però fermala, sta motina, dai. Dai Honda, fermiamoci, siamo ottavi davanti a Pecco Bagnaia, attenzione, dietro a Pecco Bagnaia, scusate, stavo sbagliando. Ok, adesso è tosta, adesso è tostissima, siamo qua dietro a Pecco, vediamo un attimino il resoconto degli avvertimenti. Ne abbiamo solo uno, miracolo, incredibile, pensavo di averne presi un filino di più. Fermati moto, però fermati, c'è anche spazio sul Digia. Attenzione, attenzione, attenzione. Ruota a ruota con la GP23 di Fabio Di Sant'Antonio. Stacchiamo bene qua, Digia ci prova, frena sbindone, frena, settima piazza per ora. Buonissima partenza in questa sprint. All'inizio della gara mi sembrava ci fossero stati parecchi contatti e temevo di essere finito under investigation, ma invece ho preso solamente un avvertimento per un mezzo errore mio. E quindi benissimo così, attualmente siamo settimi, dietro Enea Bastianini. Una partenza tutto sommato buona. Se risolvessimo il premio e l'impennata, però potevamo, anzi se avessimo risolto il premio e l'impennata, saremmo potuti essere anche molto più avanti. Attenzione qua, cerchiamo di avvicinarci a Enea, zona
questa molto difficile e pericolosa. Andiamo larghi, ma non ci arriva la penalità, non ci arriva l'avvertimento. Credo infatti che lì non abbiamo guadagnato parecchio, anche a giudicare dal distacco. Attenzione, perché qua dietro Digia vuole passarci. Frenatona, ma sono larghissimo, sono largo, 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 largo. Riapro il gas nel tentativo di arginare i danni e Digia rimane dietro. Attenzione però, stacchiamo forte qua. Ho paura di come potrebbe essere la gara sul bagnato, ragazzi, ho veramente tanta paura. Perché se questa è la gara sull'asciutto, sul bagnato, che cavolo sgappa fuori, sarà veramente un problema. Digia esce fortissimo dalla curva, proviamo a resistere dall'esterno. Non ho paura, Digia, io non ho paura. Ci fiondiamo dentro di cattiveria. Ma ciao. Arriva anche Pecco, mamma mia. Lì io forse sono uscito con una marcia un pochino troppo alta, ma lì ha veramente un livello in più. Qua c'è una battaglia con Pecco che dà un pochino le vibes di Le Mans 2023. Pecco contro Vignales, solo che lì sono finiti a terra. Qui no, dentro su Pecco, perché c'è uno spazietto. Ho chiuso anche la rima. Che rapper perfetto. Ne ho chiusa anche un'altra, fantastico. Ok, dopo questo piccolo sfogo rap, dobbiamo cercare di difenderci adesso su Miller, perché in uscita di curva la nostra onda è la moto della Chicco. Miller qui fa una mossa un pochino da criminale. Non riusciamo ugualmente a sopravvivere. Però qua sbagliamo di nuovo. Sto sudando tantissimo, mamma mia. Difficile, difficilissima, difficilissima adesso qua la situazione. Pecco che vola via. Io però lo voglio almeno un punticino da sta sprint, dai cavolo. Vicini qui alla corda, vicini al cordolo. Proviamo ad aprire sto gas. Bagnaia ottavo, settimo c'è Di Giannantonio, dietro di noi c'è Miller che vuole passare e noi che vogliamo impedirglielo, ma è difficile adesso. Manca ancora un giro e qualche curva. E dovrà essere un giro e qualche curva di una difesa assoluta. Che noi vogliamo provare. E oddio, e adesso? E qui? E qui che facciamo? Che succede adesso qua? Siamo usciti dove dovevamo uscire. Giusto? Sì, tanto siamo dietro Bagnaia e... avvertimento. Me lo danno per questo. Però a dire la verità abbiamo fatto quello che avremmo dovuto fare, perché qui non c'è la chicane come nella vita reale. Miller è qua dietro, quindi perfetto. Anzi, abbiamo perso da quelli davanti. E va bene, molto molto interessante questo piccolo taglio. Adesso cerchiamo... qua davanti che cosa fanno? Si stendono? Madonna, battaglia incredibile tra Di Giannantonio e Bagnaia. Altro avvertimento, fantastico. Veramente difficile sta sprint, ragazzi. Veramente tosta. Veramente tostissima. Largo qua, vai a chiudere. Vai a chiudere, no, no, no. Passa Miller, ci prova quantomeno. Noi cerchiamo di evitarlo. Staccatona. Frena, 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 frena. Attenzione. Ok, 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 ok. Per ora manteniamo la nona piazza. Quelli davanti sono completamente andati. Qui andiamo addirittura sull'erba. Difficile tenere la onda qua, che però comunque è abbastanza più maneggevole. Ha ancora dei problemi in frenata, ma nel circuito in sé è molto più maneggevole. Sì, vabbè, però dai, così è imbarazzante. C'è Miller in uscita di curva. Ci umilia. Qua c'è un contattino addirittura. Miller però deve rimanere davanti, perché non sarebbe stato corretto se io l'avessi passato. E allora attenzione, possiamo provare a passarlo qua. È difficile adesso, è difficile adesso. Avvertimento, long lap. Abbiamo un long... no. E quindi io sono passato, ma tanto ho la penalità. Mannaggia, 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 mannaggia. Dai però, che epilogo disastroso. E quanto siamo finiti? 19esimi con la penalità. Madonna mia, ragazzi, che disastro sta sprint. Cioè avevamo finito noni, siamo arrivati 19esimi perché abbiamo per un contatto alla fine. Per quando ho provato probabilmente a passare, quando ho provato a passare Miller, che l'ho toccato dietro, mi sono ritrovato. Mamma mia, che disastro, ragazzi, sta sprint.
19esimi per la penalità. Poi tutti ovviamente tutti attaccati dal nono al 19esimo, 3 secondi ci passano, mi pare regolare. E comunque siamo arrivati secondi della Honda, quindi sempre tanta roba più avanti. Ovviamente classifica adesso che si fa difficile, meno 22 da Pecco, solamente più 1 su Bastianini, più 2 su Martin. In gara lunga speriamo di sistemare la situazione, ma sarà tosta. Ok, eccoci in griglia di partenza per la gara. Come potete vedere, in un altro momento rispetto alla sprint, ma questo non è importante. Ho fatto anche il warm up, ragazzi, e non ha avuto un buon riscontro a livello di tempo perché sono arrivato ultimo. Però ho capito che si può un pochino usare con traction e anti-wheelie anche sul bagnato. Quindi cerchiamo di ottenere qualcosa di buono, cerchiamo di ottenere un buon risultato. Abbiamo bisogno di più punti possibili, vediamo cosa riusciamo a fare. Siamo in griglia, ragazzuoli, siamo pronti per partire, cerchiamo di ottenere un buon risultato. Prima dentro, gas a martello e ragazzi, andiamo, parte adesso il Gran Premio di Francia. Partenza anche decente da parte nostra, adesso vediamo però che cosa riusciamo a fare. Andiamo qua, frena, frena, frena dentro, c'è un contattino con Martin. Però a dire la verità nemmeno l'abbiamo toccato ora che ci guardo meglio. Attenzione perché siamo partiti benissimo. Abbiamo fatto la partenza del secolo dentro qua su Maverick Viñales per occupare una posizione da podio incredibile. Vai, vai piccolo sbindino. Allora, non ero pronto psicologicamente a una partenza del genere, veramente, ragazzuoli. Ma adesso abbiamo davanti le due VR46 con DJ Bez che stanno facendo un 1-2 che ha del clamoroso. E noi dovremmo cercare di riavvicinarci, ma qua purtroppo andiamo addirittura lunghi. Però non ci dà avvertimento, giustamente, perché perdiamo al posto di guadagnare. Quindi attenzione, abbiamo davanti i due piloti del team di Valentino, due Ducati GP23. Dietro di noi c'è l'aprile ufficiale di Viñales. Abbiamo fatto una partenza veramente spaventosa. Ovviamente però la nostra reale velocità secondo me non è quella per il podio. Però oramai che il podio lo abbiamo, almeno virtualmente, dobbiamo cercare in tutti i modi di portarcelo a casa. E allora bisognerà lottare con tutto quello che abbiamo. Cerchiamo se possibile di non perdere al 100% il collegamento con questi qua davanti. Non so, ragazzi, quelli davanti sono completamente andati, la vedo dura di riuscire a prenderli perché hanno 2 secondi di vantaggio. Noi stiamo faticando con la moto, arrivano tutti in uscita di curva, siamo lenti, però qua possiamo ributtarci dentro su Viñales, però rischiando tanto perché il mio anteriore è stato chiuso per tutta la frenata. L'ho proprio sentito. Oh, qua chi è? Morbidelli ci viene completamente addosso. Attenzione, qua proviamo subito a ripassare anche su Viñales. Io sto cercando di difendermi in tutti i modi, ragazzi, ma quando non c'è la velocità si fa fatica. Però sinceramente io di abbandonare così non ne ho l'intenzione. A costo, ragazzi, veramente di fare da tappo, voglio prendermelo il podio, ci voglio provare in tutti i modi. Io lotto. Ovviamente abbiamo un ritmo molto più lento degli altri. Bez prende anche un avvertimento. Siamo molto più lenti di quelli davanti, ma a me sinceramente interessa fino a un tot, perché io voglio prendermi un altro podio dopo RS, dove non siamo riusciti a ottenere nulla. Qui a Le Mans un podio ci starebbe da Dio. Ci vorrebbe proprio. Torneremo anche a meno 14 su Pecco, quindi magari per la Catalunya potremmo anche provare a passarlo, anche se ovviamente sarà difficilissimo. Però dobbiamo cercare in tutti i modi di tenere dietro questi qua. Cerchiamo di fare una buona gara. Larghissimo qua, largo, 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 largo. Io ci provo, ma siamo sempre su una Honda. Non dimentichiamocelo, ragazzi, perché siamo sempre su una Honda. E la Honda non è che può. Oh, inchioda Viñales qua. Dov'è Maverick? Passami. Ha inchiodato lì Viñales, cioè a metà curva. Praticamente è entrato rallentando poco, poi ha pinzato completamente a metà curva. Ci dà anche un avvertimento qua il gioco per limiti della pista. E più uno per il contatto di prima. Fantastico, abbiamo fatto un disastro. Cerchiamo di rimanere calmi però, ragazzi, perché poi dopo se ci innervosiamo iniziamo a fare errori come ho fatto io adesso. Allora attenzione, ci vuole calma, ragazzi, e concentrazione. È vicino Maverick comunque, qua addirittura fa anche un piccolo errore.
E allora attenzione, perché possiamo riprovarci, possiamo riprovarci, è a tiro, solo qua bisogna frenare forte perché la nostra Honda non è la moto più affidabile. Apriamo subito il gas, ci mettiamo in scia, ma guardate quanto guadagna in uscita. Mi sa che è finita, ragazzi, per il podio. Mi sa che è finita, io sto spingendo, ma Vignales ne ha veramente di più. Cioè, più che ne ha di più, ha una moto che gli permette di fare un po' quello che vuole, perché io non ho proprio fiducia. E quindi devo andare tanto prima di quello che sentirei fosse il limite, perché se provo a superarlo il limite, volo. E questo è un grandissimo problema, peccato che ora come ora io non ci possa fare nulla, perché la moto questa è. E gli sviluppi, se noi ci proviamo a farla salire, ma se le prestazioni non salgono più di quello che stiamo facendo, non saprei che fare. Vignales vola quasi un secondo, oramai niente da fare. La P3 è sua. Perdiamo il podio, siamo però al quinto giro di 7, quindi al terzultimo giro. Possiamo cercare ancora di tenerci la P4 e di difenderla da Franco Morbidelli qua dietro. Dai, ma qualcuno che cade, no? Cadono se... cioè, abbiamo un gioco molto realistico, in una situazione del genere qualcuno cadrebbe nei primi 4, dai. Sperando che quella persona che cade non siamo noi. Dai, cavolo, dai. Sarebbe, ovviamente scherzo, sarebbe... dai, limiti pista, manco mi sembrava di essere andato sul verde, per carità. Rendiamoci conto, 3 avvertimenti. Ho i flashback della sprint, che spero di non dover rivivere. Cerchiamo di non prenderne altre, allora. Qui davanti a noi Vignales, però... rimane relativamente vicino, rimane un pochino un sogno. Non una possibilità, ma un sogno. Però... non penso di riuscire a prenderlo, ragazzuola, la vedo dura. Comincia adesso il penultimo giro. Certo, noi non dovremo mollare. Comunque, stavo guardando una cosa. In alto a sinistra abbiamo tutti un avvertimento, tranne Bagnaia. Altrimenti abbiamo tutti almeno un avvertimento, che è una roba abbastanza incredibile. Però è così, e infatti ciò testimonia quanto comunque ci hanno complicate queste condizioni. Eccola la Honda che non frena. Ma, cioè, sono andato largo e mi sta suonando la sveglia. Mi sta suonando la sveglia. Ma che cavolo. E dopo la sveglia ci siamo, signore e signori. Comincia, o meglio, sta per cominciare l'ultimo giro, che parte adesso. E cerchiamo allora di tenerci sta quarta posizione su Franco Morbidelli. Attenzione qua. Sinistra poi destra, primo cambio di direzione andato. Scendiamo giù sotto il ponte Dunlop. Stacchiamo forte. Poi vediamo qui, rimaniamo cuciti al cordolo. Usciamo un pochino ad allargare la traiettoria per poi ritornare più o meno dove eravamo prima. Stacchiamo. E poi qua c'è una curva a sinistra. Riapriamo il gas. Morbidelli è vicino con la sua Pramac, vuole passarci. Attenzione, non è facile adesso. Non è facile adesso. Apriamo il gas qua, però andiamo larghi. Andiamo larghi. Morbidelli allora è vicino, potrebbe approfittarne. Abbiamo perso tanto tempo lì. Stacchiamo. Stacchiamo qua, andiamo interni. E poi qua cambio di direzione, di nuovo molto vicini al cordolo. Molta attenzione, ragazzi, adesso in questa ultima parte, perché dobbiamo difendere tutto quello che con grandi sforzi siamo riusciti a ottenere, almeno virtualmente. Ultime curve. Destra. Destra di nuovo. Apri il gas, esci forte, proviamoci. Proviamo a tenerla, ragazzi, ci riusciamo. P4. Una gara difficilissima, ma che concludiamo in P4. Allora un buon risultato, ragazzi, tutto sommato. Ci sta, ancora secondo in classifica, meno 18 da Bagnaia. Poi abbiamo 5 punti di vantaggio su Martin, 7 punti di vantaggio su Enea Bastianini e poi di Giabbezzecchi. Sono già abbastanza lontani, quindi loro non li consideriamo manco troppo.
Per il momento la situazione è assolutamente ottima, comunque anche a livello di classifica la stagione è lunga, peccato sempre che noi abbiamo una Honda, però abbiamo comunque ricucito un pochino il distacco su Pecco che ci è arrivato dietro, per il turning point sarà difficile, ma noi comunque rimaniamo davanti e questo è assolutamente l'importante. Nella classifica team siamo quinti, nella classifica invece costruttori siamo terzi, ma credo che i punti della Honda equivalgano più o meno con i nostri. Ricompense, ragazzuoli, allora perdiamo un pochino di XP per la sprint, ma ne guadagniamo abbastanza per la gara, quindi andiamo sempre in positivo. Risultati definitivi, siamo settimi nella combinata, ecco, nella generale, mentre abbiamo appunto tenuto un 19esimo, purtroppo in penalità, posizione nella sprint e una quarta in gara. Il prossimo circuito sarà Catalunya, prima del Mugello, dovremo cercare di ottenere un buon risultato, ragazzuoli, ma io nel mentre vi ringrazio per la visione di questo video. Mi è suonata un'altra sveglia incredibile. Spero che sia stato appunto un video di vostro gradimento. Se così fosse stato, ovviamente, ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale per supportarmi, perché non vi costa niente e mi date una grande mano. Non è andata benissimo, ma poteva andare molto peggio. A dire la verità, la sprint ha rovinato un po' tutto, perché la gara è stata anche molto buona. Speriamo di fare ancora meglio a Catalunya. Vi do appuntamento appunto ad un prossimo video. Ciao a tutti.